All'indomani dell'autorizzazione all'acquisto dei terreni a Capocaccio e Puntagiglio da parte del Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione intervengono senza risparmiarsi puntualizzazioni e critiche. Alla nota di progetto Alghero, che ha definito l'opposizione spaccata sul tema, risponde a stretto giro Forza Italia, interventi anche di Fratelli d'Italia e Orizzonte Comune. Torna all'Alghe Family Festival, il contenitore voluto dal Comune di Alghero per sottolineare il ruolo centrale delle famiglie come risorsa insostituibile della comunità. Il festival, che si svolgerà dal 4 al 20 ottobre, è giunto alla quinta edizione, prevede tutta una serie di eventi e attività. Ieri la presentazione a Porta Terra. Con una conferenza stampa questa mattina si sono aperti i lavori della 3 giorni del progetto C4Talent nell'ambito del programma europeo Urbact, al qual te esperti e studiosi da varie parti d'Europa per affrontare e confrontarsi sulla tematica della fuga dei cervelli, Alghero fulcro del progetto. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati telespettatori di Catalan TV. Questi dunque erano i titoli del nostro telegiornale, che apriamo parlando appunto del via libera da parte del Consiglio Comunale riunitosi ieri mattina al Teatro Civico per l'autorizzazione all'acquisto di circa 200 ettari di terreni nel parco di Porto Conte. Il parco così partecipa all'avviso della Regione per il finanziamento di un progetto da 200 milioni di euro. Dopo la discussione, la delibera che autorizza l'acquisto è stata approvata dalla massima assise cittadina con 13 voti favorevoli, 1 astenuto e 4 contrari. Il compendio immobiliare di inestimabile importanza sul piano ambientale, classificato ai massimi livelli di pregio dalle istituzioni europee, nonché accesso principale ai territori forestali e costieri di Capocaccio e Puntagiglio, potrà essere così acquisito al patrimonio immobiliare pubblico. L'operazione si potrà chiudere grazie a una trattativa conclusa positivamente con la società immobiliare proprietaria dei terreni. L'operazione è stata definita importante ed è un primo passo da parte del sindaco Raimondo Cacciotto in aula, e oggi stiamo creando, ha proseguito, tutti i presupposti per il raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo prefissati, in linea con l'indirizzo che emerge chiaro ed inequivocabile da questa amministrazione, così come siamo stati chiari con la decisione di agire con richiesta di indizione dell'inchiesta pubblica sull'offshore. Restituire il compagno ambientale alla proprietà pubblica apre inoltre scenari importanti con prospettive di sviluppo, opportunità lavorative in sinergia con l'ente foreste. La procedura prevede l'utilizzo di fondi di bilancio per il 50% e la restante parte attraverso il 10% del contributo regionale di 2 milioni di euro previsto dal bando regionale dell'assessorato alla difesa dell'ambiente, che finanzierebbe l'intervento proposto dal parco di Porto Conte. Infine, un ringraziamento ai settori tecnici del comune di Alghero e del parco di Porto Conte, ha detto l'assessore al demanio Enrico Daga, che hanno lavorato bene in sinergia per arrivare a un risultato che sicuramente potrà essere definito storico per la città di Alghero. E in merito alla autorizzazione a procedere all'acquisto dei terreni in questione, ci sono da registrare i commenti che arrivano da maggioranza e opposizione. I partiti di Progetto Alghero, che hanno approvato la delibera, parlano di un evento dalla portata storica per la città e di un'opposizione che sulla questione si spacca. Nel momento in cui si dovesse finalizzare l'operazione, diventerebbe a tutti gli effetti un evento dalla portata storica per la città. All'indomani del via libera da parte del Consiglio Comunale dell'acquisto di 200 ettari di terreni privati all'interno dell'area del parco di Porto Conte, i partiti di maggioranza, Alleanza Verdi Sinistra, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero, PD e Orizzonte Comune, firmano una nota congiunta dove, oltre al risultato che definiscono storico, parlano dell'evidente frantumazione dell'opposizione dimostrata dalle differenti espressioni di voto dei colleghi consiglieri. Si astiene Fratelli d'Italia, è contraria Forza Italia, non partecipa al voto la Lega, e come non ricordare poi il voto favorevole dei consiglieri Salvatore e Fadda durante la commissione congiunta svolta lo scorso venerdì. Insomma, se mai avessimo avuto bisogno di una conferma dell'importanza di questa delibera, ecco che l'opposizione ce la fornisce in maniera inequivocabile. E come dargli torto, proseguono, acquisire una cospicua porzione di terreni situati tra Puntagiglio e Capocaccio
Ora, non solo ci pone in una posizione favorevole qualora si dovesse partecipare alla richiesta di finanziamenti europei, ma eviterà in futuro qualsiasi genere di speculazione non gradita alla città. C'è poi da considerare, prosegue la maggioranza, la questione della tutela ambientale, della valorizzazione del patrimonio cittadino, del diritto degli algheresi di godere appieno del territorio comunale. L'intero promontorio di Punta Giglio diventerà di proprietà pubblica senza più l'ombra di un privato e ancora la Torre della Pegna, anch'essa apparterrà alla collettività. Tutti aspetti che hanno mobilitato in tempi record la macchina amministrativa e che in maniera ineccepibile ci hanno consentito di partecipare al bando regionale entro i termini previsti. Non possiamo che esprimere soddisfazione per questo importante passo, chiudono dalla maggioranza, e impegnarci affinché sia solo il primo di tanti a beneficio dell'intera collettività. A Stretto Giro di Posta arriva anche il commento e risposta del gruppo consigliare di Forza Italia. I comunicati della maggioranza non sanano i gravi vizi della delibera, secondo gli azzurri. Ma sentiamo. Una seduta nella quale abbiamo dovuto assistere a blasfeme e invocazioni a San Michele, all'evocazione della Gioconda, l'immensa opera d'arte di Leonardo, alla quale l'assessore Daga ha associato le aree che l'amministrazione intenderebbe acquisire, che certificano la comicità del provvedimento e di una delibera indeterminata e vaga, assunta in modo frettoloso, piena di svarioni giuridici e portata in aula senza consentire al Consiglio Comunale di acquisire e leggere i documenti e gli atti che la sostengono nei tempi previsti dalla norma, con gravi violazioni del regolamento che disciplina i lavori del Consiglio, tutela le prerogative dei consiglieri e la possibilità che essi possano deliberare con cognizione di causa. Così il gruppo consigliare di Forza Italia interviene rispondendo a quanto dichiarato nel comunicato dalla maggioranza. Misteriose interlocuzioni con la SPA Borgo Sesia, atti assunti dai vertici dimissionari del parco e l'intenzione dell'amministrazione di acquistare terreni indeterminati nella loro estensione e nel loro valore. Ci sarebbe da ridere se non ci fossero in ballo 400.000 euro di danari pubblici. Il comunicato della maggioranza, che poi punta il dito contro un'opposizione spaccata in sede di votazione, è da avanspettacolo. L'opposizione, che è intervenuta nella discussione in aula, proseguono gli azzurri, si è opposta con fermezza e con solidi argomenti politici e giuridici all'approvazione di una delibera confusa che non individua le aree che intende acquistare, né nelle termine in modo chiaro il prezzo. Lo testimoniano proprio voti contrari, ma anche il non voto e le astensioni preoccupate di alcuni consiglieri d'opposizione. La maggioranza dimentica che, allorché si intende valorizzare un'area, occorre predisporre un progetto per poi procedere all'esproprio alla realizzazione dell'opera, e che l'area di Punta Giglio è di per sé tutelata in quanto si trova all'interno della rete Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva Habitat e dunque a livello comunitario. Infine non possiamo fingere di dimenticare la totale assenza delle attestazioni dell'Agenzia delle Entrate sulla congruità del prezzo dell'area che il Comune vorrebbe acquistare, obbligatoria per legge. Una situazione, chiudono gli esponenti azzurri, grave ma poco seria, che temiamo possa portare altrettante serie conseguenze. E chiudiamo l'ampia pagina dedicata all'acquisizione dei terreni di Punta Giglio con l'opinione in merito di Fratelli d'Italia, che parla di un'operazione, quella portata avanti dall'assessore segretario del PD, che appare loro monca e in più parti fumosa. Come opposizione siamo riusciti in sede di commissione a subordinare formalmente l'acquisto dei terreni alla vincita del banco cui dovrà partecipare il parco, così da ridurre a soli 250.000 euro l'esborso che il Comune sosterrà per l'acquisto rispetto ai 400.000 euro complessivi. Tra le cose sottolineate dal coordinatore cittadino Marco Di Gange e dal capogruppo consigliere Alessandro Cocco, sul piano procedurale mancano diverse cose, come il progetto di intervento redatto dal parco, la quantificazione dei futuri costi di manutenzione, una valutazione da parte dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e una formalizzazione delle trattative portate avanti con i proprietari privati dei terreni. Terreni che, sottolineano da Fratelli d'Italia, non sono esclusiva proprietà di privati, poiché alcune parti sono di proprietà della Regione Sardegna. Per questo motivo è spiegabile il perché l'assessore Daga non abbia contattato l'assessore regionale Spanedda per far sì che fosse proprio la Regione ad acquisire i terreni da affidare poi alla gestione del parco, facendo così sì che il Comune possa investire 400.000 euro nei lavori di completamento della piscina comunale coperta e in alternativa realizzare il progetto per la palestra geodetica di via 20 settembre. Oggi, concludono da Fratelli d'Italia, anche alla luce di queste dinamiche diventa urgente arrivare all'adozione definitiva del piano del parco.
Non si tace il circolo di Orizzonte Comune che sulla critica di Fratelli d'Italia sulla scelta dell'amministrazione, sull'acquisizione dei terreni e sulla destinazione diversa dei fondi chiedono perché non lo hanno fatto loro nei precedenti 5 anni di amministrazione, dove erano i loro compagni di viaggio in tutto quel periodo meraviglioso per Alghero. Sarebbe auspicabile che Fratelli d'Italia si mettesse a svolgere il proprio ruolo di opposizione in maniera trasparente e costruttiva, mettendo da parte le bandiere, pensando finalmente agli interessi della città di Alghero e degli algheresi, scrivono dal circolo di Orizzonte Comune. Ed ora una finestra sulla cronaca per riferirvi di un incidente avvenuto questa notte intorno alle 4 in una strada tra i comuni di Alghero e Olmedo. I vigili del fuoco del distaccamento di Via Napoli sono dovuti intervenire infatti sulla strada provinciale denominata Cassonedda. L'autista di una Fiat 600 bianca, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo andando ad appoggiarsi su un lato, come si può vedere dalle immagini. A bordo 2 persone che sono riuscite ad uscire illese dall'utilitaria, sul posto anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e bonificato l'area, sul posto anche il 118 per il soccorso sanitario. Torna l'Alghe Family Festival, il contenitore fortemente voluto dal Comune di Alghero per sottolineare il ruolo centrale delle famiglie come risorsa insostituibile della comunità e strumento di crescita e sviluppo del territorio. Il festival, in programma dal 4 al 20 ottobre, è giunto alla 5ª edizione. Ieri la presentazione a Porta Terra, la presenza del sindaco Cacciotto, delle assessore Salaris e Piras e dei rappresentanti dell'ufficio politiche e familiari Mauro Lenda e Filomena Capiello. L'Alghe Family Festival, il contenitore di eventi e attività che mette al centro la famiglia, fa parte del ricco piano di azioni in materia di politiche familiari, con il quale, attraverso la realizzazione di numerosi interventi trasversali in tutti i settori, l'amministrazione intende favorire il benessere della famiglia e la realizzazione dei loro progetti di vita, oltre ad offrire momenti di approfondimento, formazione e svago e diverse opportunità. A organizzarlo e coordinarlo l'Ufficio per le politiche familiari, in collaborazione con la Fondazione Alghero, il parco di Porto Conte e numerosi attori del territorio impegnati a promuovere il benessere familiare in città. L'Alghe Family Festival 2024 è ricco di tantissime attività grazie alla collaborazione di moltissime organizzazioni del territorio che hanno voluto dare il contributo per un cartellone ricco di eventi per le famiglie e che ringraziamo tanto. Allora, tra i più significativi la Family Run con l'Alghero Marathon, la Notte Bianca delle Famiglie dei Bambini, la festa dei nonni a Santa Maria La Palma, il gioco scuola a Fertilia, Pompieropoli alla Pietraia, ma poi potete trovare tutti i particolari sulla Depliant che verrà diffuso, che si può trovare sul sito Alghero Famiglia. Alghero è il primo comune in Italia ad aver ottenuto la certificazione Family in Italia comune amico della famiglia al di fuori dei territori trentini e soggetto fondatore nell'ottobre 2017 insieme alla provincia autonoma di Trento e all'Associazione Nazionale Famiglie Numerose del Network Family in Italia. Alla rete aderiscono oggi più di 200 comuni in tutta Italia e circa 20 organizzazioni. Nel 2021 inoltre la regione Sardegna ha incaricato il comune di Alghero attraverso il suo ufficio per le politiche familiari di sensibilizzare i comuni sardi nell'adesione al network. Sì, un festival che coinvolge un'intera città con circa 15 giorni di eventi. Partiremo il 4 di ottobre. Credo che il fatto che questo festival si ripeta ogni anno dia in qualche modo la misura di come Alghero, che è stata la prima municipalità fuori dai comuni della provincia autonoma di Trento ad ottenere la certificazione Family, abbia in questi anni messo insieme un piano famiglia e un piano di azioni che effettivamente la mettono in condizioni di essere città guida, così come la regione autonoma, la Sardegna, ha voluto, proprio per riuscire ad ampliare il network dei comuni amici della famiglia. È un processo lungo perché diciamo che tendenzialmente si può pensare che gli interventi sulla famiglia siano solo interventi di assistenza, mentre invece gli interventi devono essere a monte, cioè dobbiamo riuscire a far sì che si inverta un pochettino questo pesante inverno demografico che porta la nostra regione ad essere l'ultima in ordine a natalità di tutta Italia.
Abbiamo parlato nei giorni scorsi delle audizioni in quarta e quinta commissione in regione sul disegno di legge per le aree idonee. Abbiamo parlato anche della partecipazione fattiva di alcune associazioni ambientaliste e della diversità di vedute tra le stesse, citando alcuni degli interventi. In una mail inviata alla nostra redazione, Francesco Ghiott della LIPU precisa di essere contro la speculazione energetica. Nel mio intervento ho ricordato che la Sardegna, in quanto isola, è uno scrigno di biodiversità e ho proposto che la Giunta individui subito le superfici che dovranno integrare le aree Natura 2000, attualmente al 18,25%, e che al 2030 dovranno raggiungere il 30%. E poi creazione di un'area di rispetto di 5 km intorno ad ogni area Natura 2000 e la identificazione dei corridoi ecologici tra le varie aree, afferma Ghiott, che dice di voler consegnare alla Giunta, al pari delle altre associazioni ambientaliste, alcune proposte, l'elenco completo delle aree Natura 2000 da ampliare e la creazione di altre. Ed è stato presentato questa mattina con una conferenza stampa al Qualtè il progetto C4 Talent, che per 3 giorni affronterà il fenomeno della fuga di cervelli e lavorerà sul confronto e su iniziative che si prefiggono di disincentivare questo fenomeno che ogni anno vede coinvolti migliaia di giovani in diverse città d'Europa. Alghero sarà fulcro del progetto C4 Talent insieme ad altre 10 città partner. Alghero per 3 giorni sarà fulcro del progetto C4 Talent inserito nel programma europeo URBACT. Durante le 3 giornate di lavori all'interno dei locali al piano terra della Fondazione Alghero al Qualtè si affronterà il fenomeno della fuga dei cervelli nelle piccole e medie città europee attraverso la promozione di ecosistemi imprenditoriali capaci di attrarre e trattenere talenti. Sono 10 le città partner, tra le quali appunto Alghero, impegnate a creare contesti favorevoli allo sviluppo economico e sociale di queste aree. Esperti e studiosi provenienti da diversi paesi d'Europa si confronteranno su strumenti e strategie all'avanguardia, presentando esperimenti piloto e opportunità di collaborazione tra le città partecipanti, come ha spiegato questa mattina ai nostri microfoni Bela Chesi, esperto leader della rete di città C4 Talent. Quindi immaginiamo se le nostre città dovessero perdere definitivamente una quantità così importante di talenti, chiaramente ci sarebbe un vuoto notevole e comporterebbe poi un vuoto in termini di società civile, di crescita appunto delle comunità, delle città coinvolte. Il progetto C4 Talent lavora proprio su questo problema, una rete di città che lavora insieme per la creazione di piani integrati di azione a livello locale, quindi una serie di azioni e strumenti che possono contribuire a rendere un sistema economico fiorente nelle città di riferimento e creare servizi di supporto alle imprese. E come avete visto dalle immagini del servizio appena mandato in onda questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del progetto, sono intervenuti anche l'assessore Ornella Piras per l'amministrazione e Paolo Carboni, vicepresidente della Fondazione Alghero. Erano presenti anche l'assessora San e l'assessore Ndaga. Nell'intervista sentiamo invece i due rappresentanti per l'amministrazione La Piras e per la Fondazione Carboni, che parlano dell'impegno della città di Alghero nel contrasto della cosiddetta fuga di cervelli. Ma questo progetto, devo dire, noi l'abbiamo ereditato, nel senso che noi siamo arrivati a luglio e a giugno il progetto era già in essere e devo dire l'abbiamo accolto con un grande, grande favore. Era già stata elaborata la prima parte, quella dell'analisi dei problemi e delle possibili soluzioni, adesso entriamo nella parte operativa e per noi è fondamentale, perché io credo che ogni amministrazione la prima domanda che si pone, che si dovrebbe porre, è proprio questa, cioè come faccio ad attrarre i talenti e a far stare nella mia città i talenti, che poi è sempre la stessa domanda, cioè i miei cittadini hanno tutto quello che gli serve in questa città. Purtroppo ad Alghero molto spesso no, ci dobbiamo lavorare, ci stiamo lavorando e crediamo che questo progetto vada proprio nella giusta direzione. Assolutamente, la Fondazione ha aderito appunto a questo bellissimo progetto già dal gennaio 2024 che cerca di mantenere all'interno della propria città i talenti che cercano
delle speranze altrove, e noi dobbiamo cercare di garantire il presente ma anche il futuro delle nuove generazioni, in modo che possano appunto sviluppare le proprie carriere professionali, ma ampliando diciamo questa propensione a tutto il territorio. In chiusura, una bella iniziativa di Poste Italiane che celebra la festa dei nonni in calendario domani 2 ottobre con due colorate cartoline filateliche in un mondo sempre più digitale. Infatti l'azienda ha voluto sottolineare l'importanza di una figura, quella dei nonni, portatori di conoscenza ed esperienza, offrendo la possibilità in particolare alle giovani generazioni di inviare un affettuoso messaggio di auguri in modo tradizionale utilizzando una delle due cartoline dedicate, affidando il compito per il recapito a domicilio al portalettere. Una cartolina in formato standard, mentre l'altra è stata realizzata come un vero e proprio puzzle che consente di scrivere un testo, dividere la cartolina in singole tessere e spedire il tutto in una busta già affrancata. I nonni destinatari dovranno ricomporre il semplice puzzle e scoprire così il messaggio di auguri. Ad Alghero le due cartoline standard e puzzle dedicate alla festa dei nonni sono disponibili nell'ufficio postale con sportello filatelico di Alghero Centro, ovvero quello in via Carducci. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale, ora le previsioni del tempo per domani. Grazie come sempre per la vostra attenzione, arrivederci.